Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi. Perché pensiamo alla potatura a settembre? Perché le nostre varietà sono tutte di medio-elevata vigoria. Quindi il nostro obiettivo sarà di non stimolare la vigoria delle piante. E questa è una cosa molto importante. Quindi gli interventi di potatura che faremo saranno quindi per cercare di contenere la pianta. Siamo su piante di rubista, piantate in estate, quindi a dicembre 2015, giusto? Inverno 2015. Questa è la crescita dell'anno, quindi potete vedere già che le varietà sono abbastanza vigorose. Fare queste crescite qua è la cosa molto importante quando parte la pianta, è quello che ha fatto Paolo, quindi di andare a capitozzare qui a 20 cm. Quindi noi quello che consigliamo di fare all'impianto è lasciare quindi la stone, mettere il punto di innesto fuori dal terreno e poi lasciare un moncone secco, cioè 10 cm nella parte superiore della pianta, liberi, dove non ci sono stress, e far partire quindi le branche su altezze diverse. Quindi quando avete la stoncino che parte nel mese di giugno, quindi piantate la pianta, lasciate un moncone vuoto, questo lo toglieremo dopo, lasciate una parte vuota e fate partire quindi le branche su altezze diverse per evitare di creare stress sulla pianta. Una volta partito quindi nel mese di giugno queste branche che fanno un metro di lunghezza, arrivate e paf! Le tagliate a 20 cm, come è stato fatto qua su questa pianta. È una cosa essenziale, perché in effetti se Paolo non avesse fatto questa cosa qua, la pianta si sarebbe chiusa. Qui vediamo che l'anno prossimo con i frutti la pianta è già bella aperta, e la cosa essenziale è che la pianta conserva tutta la sua flessibilità, perché il nostro obiettivo è che le varietà abbiano la fruttificazione che va verso il basso e una pianta che si apre con i frutti. Quindi questa è una cosa molto importante. Facciamo una potatura, quindi 80% diciamo della potatura albicocco si fa in questo periodo per non stimolare la pianta. L'obiettivo è di lasciare queste branche, questi leader, questo è il leader. L'abbiamo spuntato una volta, scegliamo la ramificazione che va più verso i 45 gradi, perché l'albicocco comunque l'angolo migliore di fruttificazione è questo. È un angolo di 45 gradi dove vedete benissimo che una volta andrà, quando arriveranno i frutti, si aprirà e comincerà già a fare un ramo che arriva sulla tangente della curva. Qua la vigoria si inibisce, quindi questa cima qua non si deve mai toccare per non stimolare la vigoria che arriva dalla base della pianta. Così la pianta, essendo giovane, che ha una bella forza già a livello del terreno del portinesto. Quindi la cosa importante su questa potatura, e insisto, è pulire l'interno della chioma per dare luce all'interno della pianta. Quindi questa è una cosa molto importante per le emissioni di dardi. Vedremo che l'anno prossimo, se riusciamo a fare la stessa giornata, col peso della frutta la pianta si apre e deve cominciare a emettere i dardi su questa fase qua. I frutti di qualità sull'albicocco si trovano sui dardi, quindi la cosa essenziale è avere questi organi fruttiferi. Questi organi fruttiferi si hanno il più presto possibile se non si cimano questi leader, perché non stimolando, non facendo una dominanza apicale sul leader, la vigoria, quando arriva a maggio, la prima spinta alimenta tutte le ascellari e quindi permette la creazione di dardi e poi va verso l'alto. Quindi l'obiettivo qua è cercare di contenere la pianta e di non stimolarla verso l'alto. Anche il prossimo anno? Allora, adesso che abbiamo fatto la potatura all'interno della pianta, cioè abbiamo tolto tutti i rami che vanno verso l'interno, parliamo di ricacci che vanno verso l'interno e parliamo di dorsali dei leader che vanno verso la parte anteriore. Adesso ci possiamo posizionare su ogni leader. Qua la pianta, 1, 2, 3, 4, ci sono 5 leader. La cosa essenziale è capire che sull'equilibrio della pianta, e fa parte del non stressare la pianta, ci possono essere degli equilibri a 3 branche, a 4, a 5, a 6. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musica e di uomini che ti sono piaciuti. It's wonderful, it's wonderful. It's wonderful, good luck my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, I'd remove you, chips, chips, da-ti-do-di-doo, chi-boom, chi-boom-boom, da-ti-do-di-doo, chi-boom, chi-boom-boom, da-ti-do-di-doo. Via, via,
vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia, io uno innamorato di te. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck my baby, it's wonderful. It's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips, chips. Da ti do di do, ci bom, ci bom bom. Da ti do di do, ci bom, ci bom bom. Da ti do di do.